giornale online Positano News che vi segue da anni, siamo molto fans della penisola sorrentina Sì, oggi è una giornata veramente importante, il direttore Giulierini veramente ha seguito un pezzo del museo con elementi straordinari della storia della Campania, non a caso la sezione è stata intitolata Campania Romana, quindi veramente tutti i complimenti al direttore e alla sua squadra. È stato un lavoro enorme perché tanti elementi, tanti pezzi. Sì, ma anche il recupero architettonico è veramente ammirevole, quindi una bellissima operazione. Direttrice, noi però nella penisola sorrentina abbiamo una piccola macchia nel cuore, costituita dal fatto che il nostro atleta, Oblano, non ha trovato posto. Ma va bene, il museo è sempre una watch progress, quindi sicuramente il museo aprirà, diciamo, tutti gli aspetti dell'archeologia della Campania. Grazie, vi aspettiamo a sorpresa, sempre con piacere delle vostre conferenze. Grazie.